associazione presenteremo la balconata, Loria la balconata, e dove presenteremo tutto il gruppo della giuria. Non li andiamo a dire adesso, li presenteremo in quella serata lì. Nella circostanza a noi ci piace sempre essere sempre molto trasparenti. Noi paghiamo 25 euro per la cena, con musica, con balli. Vito della balconata dona delle 25 euro, 10 euro li dona al telefono. L'anno scorso abbiamo fatto il peso lì, vero? Sì. Eravamo più di 100. Questo è il sabato 30. Poi abbiamo domenica 8 dicembre, ballando con le stelle al palazzetto dello sport. E qui poi ne parliamo velocemente, poi ci sta Raffaele. Raffaele ne parla. Dal 9 dicembre al 7 di gennaio faremo un torneo di calcio degli ordini professionali. Architetti, avvocati, commercialisti della procura. Quest'anno abbiamo allargato anche a tutte le forze dell'ordine. E anche una rappresentativa di docenti scolastici, quindi saremo in 6 squadre, quindi le 1000 euro che abbiamo recuperato l'anno scorso quest'anno dovrebbe essere il triplo. I medici non riusciamo, c'è poca gente. Al 19, passiamo poi al 19 di gennaio, faremo un torneo di padel. Questo padre che ormai ci ha invaso le famiglie, soprattutto ha invaso le donne, mamma, le giovani donne, le meno giovani, giocano tutti a padre. E io ho la fortuna di avere mio figlio Francesco che ha realizzato un impianto di padre e come l'anno scorso mette a disposizione la struttura e tutto il ricavato lo dona, lo versa a padre. Questo è il 19 di gennaio. Il 2 di febbraio poi passiamo a una situazione statica e qui quest'anno sicuramente risponderanno bene gli amici dell'Unitre. Torneo di Burraco lo faremo presso il Convitto Nazionale, un'altra bellissima struttura che abbiamo a Lucera, e faremo il torneo nel refettorio del Convitto, dove ci vanno centinaia di persone, per chi non lo conosce. E in quella circostanza il Convitto Nazionale ci fa anche cenare dove abbiamo giocato. È andato via. Il referente del torneo di Burraco sta qui, è un collaboratore del presidente. Bartolo. In quella circostanza il Convitto, noi paghiamo 15 euro per l'iscrizione, ci facciamo il torneo, riceviamo tutti un regalo, tutti, mangeremo qualcosa seduti a tavola e serviti dall'istituto alberghiero, e di questi soldi di 15, 10 euro restano a noi, 5 euro solamente per il Convitto Nazionale per recuperare le proprie spese. Finiamo la nostra organizzazione domenica 9 febbraio 2029 con la rendicontazione, sempre qui al Circolo Unione. Rendicontate bene. L'anno scorso, per chi non è addetto ai lavori, abbiamo donato 21.280 euro. Ora, noi ogni anno ci rimettiamo con lo stesso entusiasmo, forse perché ce ne scordiamo del lavoro, degli impegni, della stanchezza, ce ne scordiamo dell'anno precedente e ci imbarchiamo un'altra volta. La fortuna è che poi mi è facile coinvolgere amici, quali siamo 15 del comitato promotori, che camminiamo, facciamo tutte queste operazioni qua, tutto questo per tempo.